Abbiamo voluto questa iniziativa perché volevamo lasciare qualcosa di permanente in città in memoria di Anna Rosa Tarantino. Tra le lacrime e la commozione, specie dei familiari, spero che la ricordiamo per sempre. Si è scoperta una targa su via Porta Robustina che ricorderà per sempre Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di uno scontro a fuoco tra clan malavitosi che avvenne 2 anni fa, proprio tra quegli archi che dividono la strada dei nostri eroi. Una serpentina nel borgo antico che arriva fino a via San Luca, che avrà perennemente illuminate le frasi degli eroi dell'antimafia. Quella di Peppino Impastato è stata rotta, mentre ad altre 3 scritte sono stati staccati i fili di alimentazione, ma si tornerà ad accenderle per dare un segnale forte. Attraverso queste frasi lasciamo il ricordo di un'esperienza, di una vita. Spero che i nostri ragazzi, leggendole, si incuriosiscano e si informino di come queste persone hanno sacrificato la loro vita per difendere noi stessi, cioè per difendere la società civile. Se noi non garantiamo che questo sacrificio diventi una lezione per le nuove generazioni, l'avremo uccisa la seconda volta. Autorità civili, militari, cittadini comuni sono scesi in strada per mostrarsi compatti e dare un segnale forte alla criminalità organizzata. Per dire a quella criminalità organizzata basta, perché solo chi ha perso una persona cara può capire il dolore di quella famiglia. La città è unita, è forte, è compatta ed è granitica nella lotta alla malavita e al malaffare. In questi casi non ci devono mai essere divisioni, dobbiamo essere tutti uniti contro chi purtroppo compie questi gesti malavitosi nei confronti della comunità e lancia un segnale invece alla malavita. Bitonto è una città sana, è una città pulita, è una città onesta e tale deve rimanere. Tra i presenti anche Paolo Marcone, figlio di Francesco Marcone, direttore dell'ufficio registri di Foggia, ucciso dalla mafia nel 1995, a cui è stata dedicata una frase sulla strada dei nostri eroi. Ricordiamo mio padre con una frase che ripeteva sempre: lo Stato siamo noi. È racchiuso quello che è il messaggio che lui voleva dare a tutti i cittadini, che ognuno quotidianamente nei propri gesti, nelle proprie azioni, deve rendersi responsabile per il buon funzionamento di questo Stato.